Grazie a Roma, saluto tutti voi e tutte le autorità che credo dovete avvicinare a me, con le quali abbiamo condiviso le cose facili e le cose difficili. Naturalmente noi siamo qui, però anche tutta la comunità universitaria, saluto la docente, immagino. Ma noi siamo qui per voi, siamo qui per voi per iniziare questo, darvi il benvenuto in questi locali e soprattutto curarvi un proficuo lavoro che sicuramente determinerà il nostro futuro. Dopo 3 anni che questo centro rimane ancora, nonostante le traversie che sono state superate con l'aiuto del sindaco e con la forza e la pervicacia dell'università, ancora utilizzate per la sanità, in realtà formazione, però finalizzata poi a fornire quelle risorse umane, quel capitale di conoscenze che l'assessore Riccardi ha riportato e che sono per noi importantissime. Sono molto contento di vedere così tanti giovani che si accingono ormai a chiudere il percorso formativo, imparano a Roberto e quindi a iniziare questa attività non semplice, ci aspettano anni complicati, ma con questo numero, questa voglia, questo entusiasmo che vedo nei vostri occhi, riusciremo senz'altro a superare anche il periodo post-guerra, no? Sapete che poi i momenti difficili, è difficile la guerra, ma poi nel post-guerra succedono delle cose strane, molto complicate. Assessore, e il proprietario di questa struttura è il signor sindaco, con cui abbiamo avuto un'interlocuzione in certi momenti vivace, ma sempre orientato alla ricerca della migliore soluzione possibile, per cui lo ringrazio di cuore perché ha dovuto superare resistenze che so essere molto molto forti. In 23 anni ragazzi ho fatto tante cose, ma questa è stata particolarmente complicata perché tutti si mettevano di traverso, però alla fine siamo qui e per cui partiamo da oggi. Allora avete il 6 che vi porta fino a qui davanti, avete un autobus che vi porta all'interno. Fra qualche mese asfalteremo, per cui da Largo Santos ci sarà la strada, avete visto che stanno andando avanti, da Largo Santos potete raggiungere anche in bicicletta. Insomma, e poi chi ha l'automobile, insomma, spazi non mancano, siete all'interno dei 65 ettari del futuro della città che è il Porto Vecchio, per cui è una cosa fantastica secondo me che vi porterà anche bene per le vostre cose. Come diceva il magnifico rettore, che ringrazio, è sicuramente uno dei rettori più importanti che ho conosciuto in questi anni, abbiamo fatto un bel lavoro. Ci sono stati alcuni errori tanti anni fa. È stata comprata la caserma delle Rossetti, adesso stiamo andando alla conclusione perché ovviamente avremo avuto a disposizione le Rossetti per le scuole di Trieste, per l'università e per dei momenti così complicati tipo questo con tutti questi ragazzi, però insomma, adesso arriveremo anche a quella conclusione che avremo le Rossetti. Intanto state qua, che state bene e sono molto molto soddisfatto. Questa mattina quando sono entrato lì in quello studio dove ho visto tutti, faccio veramente tanti auguri di cuore e ricordatevi sempre che siete giovani, dovete sempre osare. Ieri era la festa del 1° maggio, festa del lavoro, ho sentito tante stupidaggini, alla fine bisogna alzarsi la mattina presto, andare a dormire la sera tardi, questa è la realtà se vuoi fare qualcosa nella vita. E aggiungo anche che bisogna sempre osare. Io facevo il carzone nella mia vita, ho fatto tante cose belle, ho fatto negozi e ho fatto anche 23 anni di sindaco. Auguri ragazzi! Grazie.
perché c'è stato uno sforzo congiunto delle persone che sono qui alla mia destra e che hanno fatto sì che questa situazione che oggi si cominci con la prima lezione. Quindi non è un'inaugurazione di facciata, è un'inaugurazione vera, attiva, e partiamo subito dopo questa cerimonia. Quello che forse non tutti voi sapete è che oggi un corso di laurea, qualsiasi corso di insegnamento, deve rispondere a dei criteri di logistica che non sono più delle cose inventate come poteva essere quando studiavo io, ma oggi bisogna che i luoghi rispondano evidentemente a delle misure di sicurezza, di capienza. Qui oggi, oltre a tutto questo, abbiamo anche la bellezza del posto, la bellezza del sito a Trieste, come ha detto il sindaco, la facilità di raggiungerlo per chi viene anche in treno, per chi viene da fuori Trieste, è anche una bella etichetta, una bella presentazione della nostra città per chi di voi non è triestino. Anche per i ringraziamenti, posso innanzitutto ringraziato la coordinatrice del corso di studio, la coordinatrice e la direttrice di tutti i tutor. E assicuro che anche per chi è abituato e organizzato in una struttura ad essersi sradicato in poco tempo, senza preavviso, con mille punti di domanda, perché l'accordo per questa sede siamo arrivati in mano 10 giorni fa, l'accordo per il PCC dove nella sala A cominceranno a giovedì le lezioni del primo e del secondo anno e alcuni seminari, in realtà non è ancora firmato, ma insomma, abbiamo già la liberatoria. E quindi dei ringraziamenti, sicuramente un enorme ringraziamento al direttore generale, la dottoressa Rozzini, che ha fatto i salti mortali perché tutto questo fosse anche dal punto di vista amministrativo possibile. Tra l'altro, by the way, questo gioco nei 3 anni ci costa 1 milione di euro, che al momento non abbiamo, ma troveremo. L'importante era raggiungere l'obiettivo, dovevamo garantire la continuità degli insegnamenti, garantirlo correttamente e se possibile aumentando